Salve a tutti i Rollers, bentornati qui su GDR Addicted con questo nuovo GDR Versus. Prima di cominciare mi volevo un attimo scusare un po' per l'abbigliamento, ma sapete, fa un caldo tremendo e se io mi dovessi mettere una maglietta a maniche corte di sicuro mi scioglierei tipo 3 secondi dopo l'inizio di questo video, quindi scusatemi ma non ho potuto fare altrimenti. In questo video confronteremo due giochi di ruolo molto conosciuti e premiati a livello internazionale, ossia Savage Wars e Fate. Savage Wars è stato scritto da Shane Lacy Ansley nel 2003 ed è stato pubblicato nel medesimo anno dalla Great White Games, anno in cui vince tra l'altro anche l'Origins Award. Nel 2005 è stato poi pubblicato con un'altra etichetta chiamata Pinnacle Entertainment Group, mentre in Italia è stato distribuito dal GG Studio e ha vinto nel 2014 il premio del gioco di ruolo dell'anno a Lucca Comics & Games. Fate è stato invece ideato da Fred Hicks e Rob facciamo che ve lo scrivo qui, perché almeno evito di fare figuracce, anzi l'ho già fatta, però va bene, nella pronuncia, nel 2003. Successivamente è stato poi ripubblicato nel 2013 grazie a una campagna di crowdfunding con successo su Kickstarter. Anche in Italia, grazie a una raccolta fondi condotta con successo su Ulule, è stato possibile a metà del 2014 riuscire ad avere un'edizione ufficiale cartacea italiana distribuita dalla Dreamlord Press. Il gioco ha vinto il Best Free Game of the Year e il Best Support agli Indie RPG Awards del 2003, mentre nel 2007 ha vinto il premio per il Best Rules. Fate prevede due manuali, uno chiamato Core, in cui le regole sono molto più dettagliate, molto più particolareggiate, e un secondo manuale chiamato Fate Accelerated, o accelerato in italiano, in cui le regole sono molto più semplificate, molto più rapide, per consentire ai giocatori di giocare in maniera veloce senza bisogno di prepararsi e di leggere il manuale numerose volte. Bene, passeremo ora a confrontare questi due giochi attraverso diversi punti di vista, in modo da potervi agevolare meglio il confronto tra questi due e anche capirne in maniera più efficace le differenze. Come primo punto ho messo l'ambientazione. Questo perché le ambientazioni di entrambi i giochi non sono definite, ossia non hanno un'ambientazione particolare, ma bensì possono essere adattate a qualsiasi tipo di ambientazione, dal fantasy fino all'horror. Savage Wars contiene già nel manuale alcune regole specifiche per certi tipi di ambientazione, come ad esempio la paura per il setting horror, oppure delle particolari meccaniche che consentono di gestire i combattimenti tra eserciti in un setting che può essere fantasy o addirittura storico. Fate invece si mantiene molto più generale per quanto riguarda le meccaniche, puntando molto di più sulla diversità di atmosfere e di genere dovuta alla narrazione. Per tutti e due i giochi sono comunque presenti numerose ambientazioni ufficiali o meno che consentono ai giocatori e ai narratori di poter usufruire di mondi già prestabiliti, già descritti e dettagliati. Ad esempio per Savage Worlds sono presenti ambientazioni fantasy come Enascenza, oppure ambientazioni di stampo supereroistico come Necessary Evil, senza contare un numero enorme di altre ambientazioni che spaziano in qualsiasi tipo di genere possibile. Per quanto riguarda Fate invece esistono numerosi tipi di ambientazioni dovute alla collaborazione tra la Dreamlord Press e la Black Box Games, come ad esempio mondi fantasy descritti in Dancora, oppure un survival post-apocalittico con i zombie chiamato No Sanctuary, e tutta un'altra serie di ambientazioni che spaziano in diversi tipi di generi. Inoltre, la Dreamlord Press sta anche distribuendo un manuale che contiene una raccolta di ambientazioni per il mondo di Fate, che consente ai giocatori di usufruire subito di mondi già preparati per poter giocare rapidamente le loro avventure. Ma passiamo ora al regolamento. Per quanto riguarda il regolamento, i due giochi si presentano totalmente diversi.
Savage World si basa infatti su un sistema dado progressivo, ossia un sistema in cui i valori che sono presenti nella scheda non sono dei numeri puri, ma sono bensì rappresentati da una tipologia di dado. Dado che può andare da un D4 a un D12. Per superare una prova i giocatori dovranno quindi lanciare quella tipologia di dado presente nella loro scheda e confrontare il risultato con un valore minimo imposto dal narratore. Se riescono a superare questo valore, allora la loro azione ha successo, altrimenti falliscono. Se poi il risultato ottenuto è il massimo possibile per quel dado, quindi un 6 su un dado da 6, un 8 su un dado da 8, si ottiene un asso. Ma che cos'è un asso? Un asso consente semplicemente di ritirare quel dado e sommare il secondo risultato ottenuto con il primo. Inoltre, per ogni 4 punti al di sopra del valore minimo imposto al narratore si ottiene un incremento, che consente di sbloccare eventuali bonus o effetti secondari dell'azione che si sta svolgendo. Un'altra meccanica interessante è poi quella del dado destino. Quando un personaggio deve fare un'azione, deve compiere un'azione, non tirerà soltanto un dado, ma bensì due. Uno rappresentante il dado proprio presente sulla scheda, che rappresenta una sua capacità, e l'altro il dado destino. In questo modo si potranno avere due risultati. Ovviamente il dado destino deve essere dello stesso tipo del dado dell'azione che si sta compiendo. E appunto consentirà al giocatore di scegliere il risultato più alto tra i due dadi. Un'altra meccanica che voglio citare è quella dei benny. I benny sono rappresentati da delle monetine o delle perline colorate che possono essere spese dal giocatore per poter rilanciare i dadi quando il risultato di un lancio non gli è congeniale. Questo permette appunto di poter rendere più imprevedibile il gioco e dargli una svolta imprevista in qualsiasi momento in cui il giocatore si possa trovare in difficoltà. Ogni giocatore parte con 3 benny all'inizio del gioco e il narratore potrà fornirgliene dei nuovi quando, a suo parere, il giocatore ha compiuto un'azione importante a livello di trama oppure quando ha interpretato molto bene il proprio personaggio. Per quanto riguarda il combattimento, invece, la particolarità di Savage World risiede nell'iniziativa. Questo perché l'iniziativa viene determinata tramite l'utilizzo delle carte, nello specifico carte da poker, che vengono assegnate ad ogni giocatore. Questo fa sì che l'iniziativa viene svolta a partire dal giocatore che ha ottenuto la carta più alta. Carta più alta che è considerata essere l'asso, poi il re, la regina e così via. Quindi la carta più bassa in questo caso sarebbe il 2. E agirà appunto chi avrà ricevuto la carta più alta. Inoltre chi riceverà un jolly avrà la possibilità di scegliere lui quando agire, interrompendo anche l'azione di un altro giocatore o di un PNG, ricevendo poi anche dei bonus, ossia un più 2 ai tiri e ai danni. Quando il turno è finito, ogni giocatore scarta la propria carta ricevuta e ne riceverà un'altra dal narratore. In questo modo l'iniziativa sarà sempre diversa ad ogni turno e consentirà di gestire in maniera molto più dinamica e rapida ogni battaglia che si verrà a fronteggiare. Quando poi viene estratto un jolly, il mazzo viene rimischiato utilizzando anche le carte scartate nei turni precedenti. Per quanto riguarda la battaglia, sono poi presenti numerose eccezioni o comunque regole secondarie che introducono bonus e malus a seconda dell'azione che si sta compiendo, ad esempio quando si usano armi a distanza. Questo, a mio avviso, rende le meccaniche di gioco un tantino più complicate di quanto potevano essere in realtà, costringendo in questo modo il narratore a dover consultare spesso il manuale e quindi rallentando un tantino la velocità di gioco, che era insomma il punto cardine di tutto il sistema e di tutto questo gioco di ruolo. Questa caratteristica rende poi Savage Worlds un gioco di ruolo di stampo molto classico, nonostante si voglia presentare come un gioco di ruolo abbastanza innovativo. Questo perché le regole presenti all'interno del manuale cercano in tutti i modi di abbracciare qualsiasi circostanza possa capitare all'interno di gioco. Per quanto riguarda Fate, invece, le meccaniche risultano essere molto diverse. Questo perché viene utilizzato un sistema di dadi molto particolare chiamato dadi Fate o dadi Fudge dal gioco che le ha inizialmente introdotti, che non presentano numeri sulle loro facce, ma bensì un simbolo o meno, un simbolo più e due facce vuote. Il dado comunque può essere replicato con un normalissimo dado da 6, assegnando a un numero o un particolare simbolo. Il giocatore, una volta lanciati questi dadi, dovrà poi sommare i simboli meno e i simboli più
sommando il risultato a sua volta con un approccio o un'abilità a seconda del tipo di manuale che si sta utilizzando, il core o l'accelerato, confrontando poi il risultato con una difficoltà imposta dal narratore. Come dicevo prima, a seconda che si stia utilizzando Fate Core o Fate Accelerato ci sono delle piccole differenze. Differenze dovute alla presenza di due differenti tipi di caratteristiche. Innanzitutto, in Fate Accelerato sono presenti gli approcci. Ma che cosa sono gli approcci? Bene, gli approcci sono degli aggettivi che identificano come il nostro personaggio si rapporta con altri personaggi o personaggi non giocanti o addirittura con determinate circostanze che si vengono a creare all'interno della storia. Questi approcci sono attento, energico, ingegnoso, appariscente, rapido ed elusivo e vengono di solito applicati quando appunto un personaggio cerca di compiere un certo tipo di azione. Ad esempio, spostare un grosso masso è un'azione che richiede forza bruta ed è quindi un'azione energica, mentre invece riparare una macchina è un'azione ingegnosa perché comunque serve una certa dose di intelligenza per riuscire a fronteggiare dei guasti o comunque dei problemi a livello meccanico. In Fate Core invece gli approcci sono sostituiti dalle abilità, che funzionano però nel medesimo modo degli approcci, ossia hanno un valore che va sommato al risultato dei dadi Fate e addirittura è possibile implementare queste abilità attraverso l'uso di particolari talenti che possono essere scelti nel momento in cui si crea il personaggio. Ma Fate addirittura ci semplifica ancora di più le cose, aiutandoci nella descrizione delle azioni grazie a una semplificazione delle tipologie di azioni che è possibile compiere. Nel manuale infatti ci vengono fornite quattro tipologie di azioni principali. La prima è creare un vantaggio, ossia quando un personaggio sta tentando di compiere un'azione che comporterà un aiuto, un vantaggio per se stesso o per gli altri, ad esempio mirare con accuratezza quando si vuole scoccare una freccia, oppure stare ore e ore in biblioteca a fare ricerche per ottenere un'informazione interessante. Un'altra tipologia di azione è quella di superare un ostacolo, ossia quando c'è qualcosa che ostacola, che si frappone fra il personaggio e l'obiettivo che vuole raggiungere e deve essere superato, come ad esempio forzare una serratura oppure saltare un dirupo da una parte all'altra. Terza tipologia di azione è quella dell'attaccare, ossia quella di infliggere un danno non solo fisico ma anche mentale a un avversario che ci si pone davanti, quindi comprende azioni che vanno dall'offensiva puramente fisica come combattere corpo a corpo fino a dei veri e propri scontri verbali ed emotivi. L'ultima tipologia di azione è quella di difendere, che comprende tutte quelle azioni che tentano di ostacolare o di proteggersi dalle azioni che sta compiendo qualcun altro. Fate propone quindi un sistema di gioco molto più semplice e snello, basato essenzialmente sulla narrazione, che costituisce e viene considerato anche lo strumento per poter affrontare qualsiasi tipo di azione o qualsiasi tipo di imprevisto o di circostanza che ci si viene a presentare in gioco. In questo punto invece volevo inserire tutte quelle particolarità, meccaniche o caratteristiche che mi sono piaciute in entrambi i giochi. Cominciando da Savage Wars, ho molto apprezzato come hanno gestito tutta la parte riguardante i poteri e le capacità speciali all'interno del gioco. È possibile infatti utilizzare la lista di poteri che il gioco ci mette a disposizione per qualsiasi ambientazione, da quelle fantasy, quindi improntate sulla magia, fino a quelle futuristiche o addirittura supereroistiche. Questo è possibile grazie alla presenza dell'aspetto, ossia una caratteristica, una descrizione che viene affiancata al potere che consente di renderlo sempre diverso da ambientazione a ambientazione. Ad esempio, il potere dardo può essere inteso come un'onda gelida, come un raggio di pura energia o come tanti piccoli aghi o tante piccole frecce che vanno a colpire il bersaglio. Questo rende il gioco sempre molto più adatto all'ambientazione che si sta gestendo, consentendo anche quindi di diversificare tutti i vari tipi di potere, dandogli ogni volta una sfaccettatura diversa. Inoltre è possibile scegliere, a seconda della diversità della fonte del potere del personaggio, un determinato background arcano, che non ci fornirà soltanto la descrizione dell'origine del potere, da dove il personaggio attinge a queste
fonti di energia sovrannaturale o di potere mistico, ma ci garantisce anche una serie di descrizioni che ci consentono di capire meglio le meccaniche che stanno dietro ai poteri. Quindi ci fornirà ad esempio il numero di punti potere che il personaggio possiede con quel determinato background arcano. Ma che cosa sono i punti potere? I punti potere non sono nient'altro che una rappresentazione meccanica, matematica delle fonti di potere a cui può attingere un personaggio. Ogni personaggio con questo background arcano riceverà un numero prestabilito di punti potere che potrà spendere per attivare un determinato potere. Grazie a questi background, infatti, sarà possibile inoltre identificare a livello proprio narrativo un determinato potere e una determinata fonte con qualcosa che sia attinente a questa ambientazione. Ad esempio, il background arcano che si riferisce principalmente alla magia potrà identificare i punti potere, ad esempio, con una fonte come il mana, o quelli che riguardano le arti psioniche con la forza di volontà di un personaggio e così via. In Fate invece ho molto apprezzato il sistema dei punti fato. I punti fato sono delle risorse che i giocatori possono utilizzare per poter apportare delle leggere modifiche o trarre dei vantaggi in particolari situazioni all'interno del mondo di gioco. Questo è possibile grazie al sistema degli aspetti. Gli aspetti non sono nient'altro che delle frasi o addirittura poche parole che descrivono un determinato personaggio o un determinato avvenimento o circostanza all'interno del gioco. Queste circostanze possono essere sfruttate dal giocatore tramite l'utilizzo di un punto fato per ricevere alcuni bonus. Un esempio di aspetto può essere quello di una folla di persone arrabbiate. In questo caso il nostro personaggio può sfruttare questo aspetto ad esempio per seminare un suo inseguitore. E a questo punto il giocatore dovrà spendere un punto fato per invocare l'aspetto. Invocando l'aspetto potrà scegliere tra diverse tipologie di bonus, ad esempio imporre una prova di superare un ostacolo al proprio avversario con una difficoltà di più 2 oppure aumentare di 2 la difficoltà di un'azione di un avversario che sta già compiendo. Oppure ancora potrà rilanciare i dadi in una propria azione, oppure aggiungere più 2 al risultato dei propri dadi. Infine potrà anche scegliere di aiutare un proprio alleato aggiungendogli 2 ad una prova da lui compiuta. Un'altra regola interessante che riguarda gli aspetti è a mio avviso la meccanica delle tentazioni. Un giocatore può cercare di tentare un altro giocatore o un personaggio non giocante quando conosce un suo aspetto. In questo modo gli farà compiere un'azione che può essere a doppio taglio per lui, perché lo potrà mettere in situazioni pericolose. Ad esempio, un personaggio che possiede l'aspetto lingua lunga tagliente potrà essere tentato di dover rispondere male, ad esempio durante un interrogatorio, oppure a un personaggio importante, in cambio di un punto fato. La meccanica della tentazione funziona appunto proprio basandosi sull'offrire un punto fato al giocatore che viene tentato, offrendogli in cambio la scelta di accettare o meno una determinata conseguenza dovuta al suo aspetto. A questo punto il giocatore tentato potrà scegliere se accettare o meno, ma se dovesse rifiutare sarà lui a dover pagare un punto fato all'altro giocatore. Questo implica anche che se un giocatore tentato non ha più punti fato, sarà costretto ad accettare la tentazione che gli si sta offrendo. Questa meccanica secondo me è molto bella, molto interessante, perché non solo rispecchia la veridicità delle tentazioni che accadono nella vita di tutti i giorni, ma fornisce anche al gioco un brivido di rischio in più dovuto al fatto che non si sa mai quando un altro giocatore proverà a tentarti. Infine, l'ultima meccanica particolare di Fate che volevo citarvi è l'impostazione dei talenti. I talenti non sono delle frasi già prestabilite che forniscono un bonus prestabilito, ma possono essere scelti dai giocatori sotto forma proprio di una frase che identifica un aspetto particolare in cui il personaggio è particolarmente bravo. I talenti rappresentano quindi dei trucchi, delle capacità particolari, oppure dei veri e propri equipaggiamenti che il personaggio possiede e che sono un enorme vantaggio per lui in confronto a tutti gli altri personaggi presenti nel mondo di Fate. I talenti forniscono quindi a livello meccanico un più 2 in un'azione ben specifica in cui si utilizza un approccio particolare o una specifica abilità. Oppure un'altra tipologia di talento è quella che consente di rendere reale possibile un'azione straordinaria in una circostanza molto molto limitata. Un esempio della prima tipologia di talento può essere
la frase seguente: siccome ho un'ottima parlantina, ottengo più 2 quando tento di creare un vantaggio esclusivamente se sto parlando con qualcuno. Per la seconda tipologia di talenti invece un esempio può essere: siccome sono veloce come un ghepardo, una volta per sessione di gioco posso raggiungere qualsiasi luogo a patto che possa correre. Questo modo di concepire i talenti fornisce quindi la possibilità di personalizzare molto il proprio personaggio, evitando quindi di dover scegliere tra talenti già definiti e descritti in partenza, stimolando i giocatori a concepire diverse tipologie di capacità speciali e di dare spazio e un limite infinito alla propria fantasia. Bene, in conclusione posso dire che sono entrambi degli ottimi giochi di ruolo, anche se secondo me ci sono alcune differenze. Se siete giocatori che amano i classici o comunque le regole classiche, presenti ad esempio in giochi come Dungeons & Dragons o Pathfinder, beh, forse Savage Wars è il gioco che fa a caso vostro, perché presenta un regolamento molto più dettagliato, molto più particolareggiato e che prende in considerazione numerose circostanze con delle regole e delle meccaniche ben definite. A mio avviso questo è più un difetto forse per un gioco, perché lo limita in molte parti e in molte tipologie di azioni o di circostanze che possono capitare. Fate invece è molto più adatto per quei giocatori che amano molto di più la narrazione, l'interpretazione, che vogliono essere liberi di poter descrivere una scena senza bisogno di tenere conto di regole particolari, bonus, malus, meccaniche d'eccezione e via dicendo. Personalmente io ho apprezzato molto di più Fate, perché mi sento molto più vicino alla seconda tipologia di giocatori che ho appena elencato, e quindi ho avuto un'ottima impressione, anche se entrambi i giochi, come ho detto prima, sono degli ottimi giochi di ruolo. Bene, questo GDR Versus finisce qui, io come al solito vi ringrazio, vi invito a mettere mi piace, condividere questo video e iscrivervi al canale, seguire le pagine social di Twitter e Facebook in cui metto un po' le anticipazioni per i prossimi video, le novità e i progetti che sto preparando e così via. Io vi ringrazio ancora per essere passati a vedere il video, spero di non avervi annoiato e vi rimando al prossimo video che uscirà, che speriamo esca presto, ma con questo caldo non ho la più pallida idea se riesco a fare un altro video, perché ho sudato 7 camicie per fare questo. Vi ringrazio ancora, vi saluto, un ciao da Spike.